Oggi siamo qui con Dolly, una cagnolina di 3 anni che apprezza molto mangiare. Come per l'uomo, anche nel cane, molteplici sono i fattori che possono indurre una variazione del peso corporeo ideale, ma tra quelli più frequenti sicuramente ritroviamo la sovralimentazione. È stato descritto come il 50% della popolazione canina sia leggermente fuori peso. Per questo motivo è diventato fondamentale lo sviluppo di alcuni prodotti commerciali con una ridotta densità energetica e o un ridotto apporto di grassi. Questi prodotti vengono denominati con la dicitura light, che va a descrivere una riduzione del 15% in meno o della densità energetica o del grasso se specificato. Questo a che cosa serve? A aumentare il volume di crocchette somministrate a parità di calorie ingerite.